Do il benvenuto a Gianluca Brambilla, per la prima volta imprenditore brillantolo che scende nei nostri studi a Roma. Devo confermare, insomma, anche con sorpresa, che è veramente un colosso fisicamente parlando. È colpa di mia mamma, non è colpa mia. Ha sentito che cosa ha detto la professoressa? Non si risolve il problema del precariato semplicemente con le buone intenzioni. Aggiungo io, con le buone intenzioni si lastricano le strade dell'inferno. Assolutamente sì, però permettimi di dire una cosa, perdonami. Oggi alle 16 sarà il funerale di un imprenditore di 24 anni che si è suicidato in provincia di Treviso. E siamo al suicidio degli imprenditori di seconda generazione. Eredito un'azienda in grande difficoltà, non fa in tempo a prendere in mano l'azienda perché il padre era morto alla fine dell'anno, in settimana gliel'hanno sfrattato dal capannone e si è suicidato. Quindi io credo che noi abbiamo il dramma anche di giovani imprenditori che si ammazzano, non solo di quelli che non, si trovano con un contratto a termine. Questo permettimi, questa riflessione. Per il resto la professoressa ha perfettamente ragione, cioè voglio dire, se noi rigidiamo la porta del lavoro in un momento così delicato come quello che sta avvenendo nel nostro paese, non aiutiamo a trovare lavoro. Io sono terrorizzato che torniamo al lavoro nero. Qui sarà un ritorno al lavoro nero, mentre io insisto nel dire dobbiamo differenziare i voucher, il prezzo del voucher deve cambiare secondo il soggetto che lo compra, grande azienda, piccola azienda, famiglia, e dobbiamo favorire un uso esteso del voucher per far emergere tutto il lavoro che c'è in Italia, tutto. E facciamo la guerra a chi fa il lavoro nero, no? Però riconosciamo tutto il lavoro che esiste. Poi studiamo le statistiche, perché, ripeto, il voucher ha un vantaggio, ho finito. Abbiamo il nome dell'azienda che l'ha comprato, abbiamo il nome della persona che ne ha usufruito. Quindi possiamo fare delle. La professoressa potrebbe fare delle ottime analisi statistiche e capire da questa emersione totale del mercato cosa è meglio Brambilla, andare a fare per. lei qualche tempo fa qui da noi aveva detto: se mi rimettono i voucher nel decreto, io sono disposto a accettare anche un decreto che mi sembra pasticciato. Benissimo, perché c'è una questione di Autodesk, però permettimi di dire questa cosa. Allora, quella paura di cui parlavamo prima, non è che non ce l'hanno gli imprenditori. Perché devo investire? Perché devo indebitarmi? Perché devo darmi da fare in un clima di così grande incertezza? Sto fermo, non faccio niente. Vediamo come vanno le cose. Tanto, permettimi la battutaccia, da mangiare il pranzo con la cena riesco a metterlo insieme, no? Però, credimi, da un punto di vista psicologico per noi è frustrante, perché noi facciamo gli imprenditori, no? E quindi abbiamo i nostri sogni nel cassetto che vorremmo poter togliere e realizzare, perché la nostra, lasciamolo dire, missione sociale non è tanto quella di creare l'occupazione. L'occupazione è un bellissimo sottoprodotto di un processo attraverso il quale noi, perché siamo narcisi, egoisti, egotici, tutto quello che tu vuoi, vogliamo realizzare quello che abbiamo in mente, no? Sogniamo di vedere nelle vetrine dei negozi di tutto il mondo i nostri prodotti, no? Sogniamo di vedere i camion con sul nostro nome. Noi siamo stupidi, siamo così, non ci piacciono queste cose qua. Il sottoprodotto dei nostri sogni è l'occupazione. Allora, in un momento di così grande incertezza, di cosa avremmo bisogno? Di dire agli imprenditori, ascoltate, fate una bella cosa, tirate fuori dal cassetto tutti i sogni che avete, tutti, non lasciate dietro nessun appunto, partite con tutte le iniziative possibili e immaginabili, noi vi verremo dietro. Sai quale sarebbe la garanzia più importante che vorrebbero gli imprenditori in questo caso? È poter dire alle persone che vanno a lavorare da loro, guardate, io sto prendendo un mio sogno e cerco di realizzarlo, se no l'avrei tenuto nel cassetto con questa incertezza. Bene, ti prendo a lavorare da me, ma se non funziona, non puoi condannarmi a un lavoro a vita, grazie a Dio adesso non c'è più, oppure a dover avere oneri importanti come il problema del contratto a tutele crescenti. Come fai a ovviare tutto questo? E ho finito dicendo al mercato: assumi tutti quelli che vuoi, voucher compresi. Sai qual è l'effetto di questo meccanismo? Che tu ci droghi. È una droga per noi. Quando poi abbiamo dei progetti che funzionano e guadagnano il grano, col cavolo chiudiamo quelle aziende lì. Col cavolo non stabilizzeremmo quelle persone lì, perché chi rinuncia a guadagnare? Chi rinuncia a vedere un suo sogno realizzato? Quindi oggi sarebbe una fase storica nella quale noi avremmo bisogno di una crescita spettacolare. Alcuni analisti parlano di 4-5%. La vogliamo avere la crescita? Vai da questi cazzoni dei Brambilla e gli dici fuori i sogni del cassetto e Allora, fai quel cavolo.